il governo centrale, che forse ha ancora tante altre, come diciamo, cose a cui pensare piuttosto che ai problemi veri del paese. Dobbiamo cominciare dalle nostre piccole realtà. Noi ci siamo posti questo problema: che cosa possiamo fare nei prossimi anni come amministratori di Sant'Agnello per il lavoro, per i nostri ragazzi, i nostri giovani? Sicuramente aiutare le imprese che oggi soffrono, assessore, aumentare l'IVA dell'1% in più, aumentare l'IMU sulle attività, sulle aree fabbricabili o sugli immobili produttivi, non penso che sia una soluzione che vada nel senso di aiutare i nostri imprenditori. Ecco, gli imprenditori sono la prima, come dire, il primo avamposto del lavoro. Se riusciamo ad aiutarli, se riusciamo a snellire la burocrazia, la difficoltà che hanno le nostre imprese a fare imprese sul territorio, forse avremo anche più lavoro, un costo del lavoro un poco più basso, un rapporto di lavoro un po' più snello e flessibile, possono essere delle piccole ma importanti soluzioni per dare appunto una prima risposta a questo problema. Grazie. Buonasera a tutti, sono Lucia Gargiulo, di professione consulente del lavoro, consigliere all'ANCLA, che è l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro dell'Unione Provinciale di Napoli, e poi presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sant'Agnello, che è un'istituzione fortemente voluta dal sindaco Gian Michele Orlando. Infatti il nostro sindaco è molto attento alla vita politica, cioè delle donne. Infatti lui ne ha scelte 4 invece di 3, e lui non è che le ha messe solo per facciata, ma perché veramente ci crede nella vita pubblica delle donne. E poi noi crediamo innanzitutto un'altra cosa che devo dire, che per un consulente del lavoro stare lì accanto all'assessore regionale Nappi è un grande onore. E noi, pensate che io l'anno scorso al Ramad Hotel eravamo a un convegno dove abbiamo premiato l'assessore Nappi, e io stavo tra quelli là che gli ha dato il voto, e non pensavo mai che dopo un anno stavo vicino a lui, seduto vicino a lui e al nostro amato sindaco. E quindi noi cercheremo di, cioè infatti lunedì saremo sicuramente, io ci credo alla nostra vittoria, assessore, e quindi insieme a voi noi cercheremo di, infatti tra gli atti amministrativi del comune cercheremo di approvare un osservatorio permanente che insieme alla regione, insieme alla vostra persona, saremo un punto di riferimento qualificato e per chi il lavoro non ce l'ha, per chi lo cerca e per chi cerca anche un indirizzo formativo per inserirsi nel mondo del lavoro. Poi cercheremo di valorizzare quei vecchi mestieri dove possiamo creare dei contratti di apprendistato, dove lei sta cercando ed ha fatto tanto per farli decollare, e noi cercheremo anche noi in penisola, che il comune di Sant'Agnello cercherà di essere capofila insieme agli altri comuni della penisola sorrentina, che sappiamo che lei ha fatto tanto per il contratto di apprendistato, perché qua in penisola era un po' decaduto come contratto, e noi faremo di tutto per valorizzare quei mestieri che non è vero, sindaco, che ancora adesso, cioè, per i ragazzi che non, per far conoscere ai giovani tutte queste cose, questi mestieri di una volta, e là va molto l'apprendistato, vero assessore? Là in quel caso lì è proprio il contratto di apprendistato, è proprio diciamo ad hoc, perché lei, lo sappiamo tutti, che lo sta promuovendo tanto, e il nostro sindaco infatti è molto attento a queste iniziative sul lavoro. E infatti nella nostra zona dobbiamo avere pure a che fare con il concetto di stagionalità, perché come lei sa noi lavoriamo in genere da aprile, le nostre aziende lavorano da aprile a settembre oppure da maggio a ottobre, e quindi tutti i nostri alberghi, tutti i nostri ristoranti stanno combattendo contro tutte questi aumenti infatti per questo il contratto di apprendistato è poco utilizzato, però grazie a lei che lo sta promuovendo tanto, è un'opportunità che pure come le work experience, che infatti il nostro sindaco ne ha parlato tantissimo e ha messo in atto anche alcune cose per i giovani. E quindi il nostro sindaco è proprio una persona attenta a tutti questi problemi che
dei giovani e anche, anche quelli là degli over 40, perché ci sono parecchie persone che hanno perso il lavoro e sono padre, cioè sia madre, padre di cioè sono genitori e hanno, quindi hanno dei figli piccoli e hanno perso il posto di lavoro. E quindi noi pure tramite la nostra commissione di pari opportunità, anche se adesso non si è fermato, cioè i lavori a causa della pausa di questo, del commissariamento, però noi abbiamo cercato di far lavorare parecchie persone. Appena eravamo a conoscenza che mancava qualche azienda, mancava non so un cameriere, un cuoco, noi avevamo a disposizione dei curriculum e subito li abbiamo piazzati, quindi sempre grazie al nostro sindaco che, come dicevo prima, è proprio molto attento. E poi è uno di quelle persone che per esempio lo si chiama e subito è pronto, e quindi per esempio se c'è un problema del lavoro magari chiama a me, oppure un problema, ma, cioè, per questo ha fatto una squadra vasta, c'è l'avvocato, c'è il consulente, c'è il funzionario regionale, insomma ci stanno i medici, ci sta tutta, cioè, una squadra molto... Io lo definito un piccolo capolavoro. Infatti noi ci abbiamo messo la faccia perché ce la possiamo mettere, perché è una faccia pulita la nostra. Bravo! Volevo solo dire un'ultima cosa, che cercate di votare le donne, aiutate le donne, perché nel comune di Sant'Agnello non c'è un voto femminile e secondo me, come in una famiglia, che la madre collabora con il padre per indirizzare il figlio in un percorso educativo, così al comune ci vuole, oltre al volto maschile, ci vuole anche il volto femminile. E quindi se non le votate le donne, dopo come, cioè, non gli date la possibilità. Io cerco, sì, io volevo dire un'altra cosa. Quando andate a votare avete la possibilità di votare anche, oltre a un uomo, anche un volto femminile. Noi lo stiamo pubblicizzando, ma andiamo in molte case che ancora non lo sanno. Io Simbolo. Bisogna mettere la croce sul simbolo liberi e uguali per Sant'Agnello, non altri simboli, non altri simboli, naturalmente. E poi se si mette per primo un volto maschile e dopo bisogna mettere, cioè, il volto femminile, e non mettere due uomini e né due donne, mi raccomando, sennò il secondo volto non è valido. Io ancora un'ultima cosa, scusate, perché sennò voglio dire che io, mi dicono sempre, pure in famiglia, Lucia mi raccomando, la politica è una cosa sporca. Io invece intendo darci, incominciarci a dare, a farci un po' di pulizia, perché se noi iniziamo mai arriviamo. Quindi lo so, è un sogno, come ho detto l'altra volta, abbiamo lanciato questo slogan, date un voto a questo sogno, e mi raccomando, grazie.